Bene amici di Medico Snake, con questo video voglio rispondere un po' a tutti quegli utenti che mi hanno chiesto negli ultimi giorni ma come posso installare una ROM custom senza avere nessun tipo di problema durante l'uso? Ebbene sì, con questa videoguida vi aiuterò ad installare correttamente una ROM custom senza incorrere a problemi durante il nostro uso. Andiamo a vederla insieme nella videoguida di Medico Snake. Bene amici di Medico Snake, prima di andare avanti in questa videoguida voglio farvi due appunti. In mancanza di un dispositivo fisico, alla mia destra compariranno degli screen per aiutarvi. Il secondo appunto, dovete procurarvi una micro SD che poi vi spiegherò a cosa serve. Ok, una volta fatto questi due appunti, prendiamo il nostro dispositivo ed avviamolo in modalità recovery. Di cui la recovery vi consiglio la TVRP ed essa va avviata in base al nostro dispositivo che abbiamo in uso tramite combinazione di tasti. Una volta avviata, leghiamoci alla voce wipe, di seguito advance wipe e selezioniamo le seguenti voci: cache, dati cache, data, system e internal storage. Però prestiamo attenzione a due voci: data e internal storage, perché prima vi ho chiesto la micro SD. Allora, se il vostro dispositivo ha il supporto alla micro SD, allora le voci data e internal storage le possiamo selezionare. Se invece il nostro dispositivo non ha il supporto alla micro SD, allora le voci data e internal storage non le dobbiamo assolutamente selezionare. Ok, una volta detto questo, in basso facciamo lo swipe per eseguire il full wipe del nostro dispositivo. Una volta eseguito il full wipe del dispositivo, ritorniamo indietro, andiamo a selezionare la voce format data, però attenzione, format data vale sempre il discorso della micro SD. Se il dispositivo è dotato di supporto micro SD, allora possiamo eseguire il format data. Se invece il dispositivo non ha alcun supporto alla micro SD esterna, allora la voce format data non la dobbiamo assolutamente pensare. Ok, detto questo, se il vostro dispositivo in uno o nell'altro caso, se volete eseguirlo, format data, clicchiamoci sopra. Una volta che ci abbiamo cliccato, compare la tastiera sulla recovery TVRP. Scriviamo la voce yes, seguito dal pulsante invio. E fatto questo, verrà formattata anche tutta la memoria interna del nostro dispositivo. Una volta eseguiti questi passi, non dobbiamo fare altro che installare la ROM. Però attenzione, se stiamo installando una ROM AOSP del tipo CyanogenMod Resurrection Remix Disk Unico, allora di conseguenza devono essere installate anche le CAPS. Se invece stiamo utilizzando un dispositivo Samsung e stiamo installando una ROM su base TouchWiz, allora le CAPS non devono essere installate. Una volta che abbiamo installato la ROM, non dobbiamo far altro che eseguire nuovamente il wipe, ovvero quello là di base che ci viene chiesto. Allora, quindi cliccare la voce wipe dopo l'installazione della ROM ed eseguire swipe to factory reset. Una volta eseguito questo, la ROM viene installata in modo pulito e non abbiamo problemi durante l'uso. Per quanto riguarda gli update delle ROM custom, vi consiglio di eseguirli manualmente da recovery. Se si tratta di una ROM custom AOSP, di conseguenza devono essere installate anche le CAPS. Mentre invece, se stiamo utilizzando un dispositivo Samsung, se stiamo utilizzando una ROM custom basata sulla TouchWiz, le CAPS non devono essere installate. Ok, detto questo, dopo che abbiamo installato manualmente il nostro update della ROM, di conseguenza dobbiamo andare sulla voce wipe, advance wipe e selezionare cache e dati cache e subito dopo fare lo swap per eseguire questi due wipe, seguita da riavvio. In questo caso abbiamo eseguito un update corretto della nostra ROM custom che stiamo utilizzando. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine della videoguida. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like. E per quanto riguarda tutte le informazioni relative a questo video, sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.attervista.org. Come di consueto, vi lascio il link in descrizione per raggiungere facilmente l'articolo. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.